provo subito. Ragazzi, sono Silvio, oggi siamo qui in un nuovissimo video. Oggi ragazzi, perché siamo qui? Perché il mio canale fa schifo. Com'è possibile che proprio adesso ci deve stare qua sotto gente? Che mi sono messa alla finestra proprio palancata al mondo. Per il semplice fatto che mi sono un attimo rotta di mettermi sempre in cameretta. Comunque, quello che volevo dirvi oggi è che questo è un video inutile. E noi dei video utili non ne facciamo. Ne facciamo soltanto di inutili e orribili. Oggi siamo qui a casa mia per la prima volta, ragazzi. Io, santo Dio, mi sono resa conto del fatto che non faccio mai vedere casa mia. Quindi se volete un video dove faccio la tour della Silvio Show House, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque, oggi siamo qui perché sto aspettando che arrivi Valerio. Sono all'incirca le 2:30. Valerio doveva stare qui alle 2, quindi io non capisco davvero che cosa stia facendo. Però non ci facciamo domande. Valerio mi ha detto che sta arrivando, quindi signore padre, ti prego, fai che arrivi in tempo, perché se no non so quello che potrò mai fare. Comunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sì, ogni volta lo dico e nessuno lo fa, quindi per favore, vi prego, ve lo chiedo davvero col cuore, fatelo. Scrivetemi qui sotto dei prank o comunque dei video nuovi da fare, perché io ho delle idee, però vorrei prendere spunto anche dalle idee vostre. Che ciò che mi dite voi significa che allora vi piace quello che faccio io, vi fa schifo, e questo lo so. Ne sono consapevole, infatti. Chi mi è qua? Comunque, lasciando questo, mi raccomando, come in ogni video, lasciate like. Raggiungiamo i 25.000 like per un nuovo video. Ma questa è una cosa scontatissima da dire. Come il mio libro su Amazon, se dovete assolutamente acquistare, se ancora non l'avete comprato, oppure se l'avete comprato, compratene un altro. È stato il peggior modo al mondo per dirvi di comprare il libro, però compratelo, perché le due facce della medaglia. Libro migliore non esiste. No, non è vero, fa schifo. Comunque, tralasciando questo, molti di voi sotto i commenti degli altri video mi avete scritto: Silvi, perché ti sei fatta liscia se adesso sei riscia? Bella domanda. Semplicemente perché quella non mi fate parlare babbiona della parrucchiera un anno fa ed uscì con: ma guarda, se fai questa semi permanente ti dura 3 mesi, massimo 5. Sapete quanto è passato? Un anno preciso da settembre e i miei capelli sono ancora orribili. Quindi adesso devo aspettare circa 2-3 anni prima che i miei ricci naturali tornino. E se vedete questi capelli qui, non sono i miei. Semplicemente mi faccio le treccine ogni volta che esco dalla doccia, così che i miei capelli si arricciano e sembra che sono riccia. Ma io sono riccia. Però quella down, perché non so come chiamarla, l'unica cosa che ha saputo fare è stata fare schifo più di me, e ce ne vuole veramente tantissimo. Comunque, davvero, basta dire comunque. Sto continuando ad aspettare Valerio, intanto che sto qui con voi. Io odio la mia vita. Perché? Perché? Io faccio sempre ritardo, ok? Ma santo Dio, deve arrivare a casa mia. È partito dalle 11, sono le 2:30. Ma comunque, basta, ogni volta dico comunque, mi do una pizza da sola. Oggi sono qui per fare il video. Provo ad ignorare il mio amico per 24 ore. Ma questa cosa io già lo so che non ci riuscirò, perché io, sinceramente, quando ci sono occasioni del genere, rido e basta. Quindi cercherò di trattenermi in tutti i modi possibili. Io non vi assicuro niente. Se vedete questo video significa che qualcosa sono riuscita a fare. Se non lo vedete, avete una vita migliore. Detto questo, mi raccomando, seguitemi sul mio profilo Instagram SilvioShowOfficial. Non dimenticate di seguirmi, perché lì ci carico tutta la mia vita. Quindi niente, mi raccomando, seguitemi anche lì. Detto questo, io adesso vi lascio al video, sperando che il down arrivi. Ok? Ok. Che sta giocando? Ma scritto mio cugino, stasera ci vogliamo andare a mangiare qualcosa fuori? Al coso, lì al sushi o carne o qualcosa? Eo! Esplodi. No, quando fa una partita c'ho il libro, non ci vedo.
No, ma non sta che per culo. Vabbè. Belli. Puoi buttare? Dimmi dove sei. Qua, che ti parlo. Qua parliamo la stessa lingua, eh. Non dire che trolli, mi fai finta che parli inglese. Vabbè, troppo non devo fare. Non va là. Cazzo c'hai? Mi dici vieni a casa dove... Oddio, perché te ne sei andato? No! Ma raga, io ve lo giuro, mi stavo trattenendo perché stavo per scoppiare a ridere. Però vedevo lui, cioè con la cosa dell'occhio, ci stava un pochetto innervosendo. Oh mio Dio. Cioè tu sei una merda, mi hai fatto venire da Frascati per fare questa cagata? Uno ignora la... Io no, non no. Guardo i video su YouTube italiani di merda. Oh! Come se gioca! Come che singolo, doppia, squadre. Dai, non so cosa sto facendo. Quindi che sarebbe sta roba? Non quitti. So cosa fare. Niente, sarebbe tipo ignoro una persona e vediamo come reagisce. Tu ignori una persona che si è fatta 40 minuti di viaggio per venire qui, come dovrebbe reagire? No, 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 no. No. Dai, oh! Ah!
E se io lo faccio? E se io lo faccio? Ma quindi che è un video, va su YouTube? Sì, come tutti i miei video. A 10.000 views? A 10.000 like si viscio e mia schiava per 24 ore. 10.000 like e mia schiava. Siamo 100.000. Non ce l'ha mai, io sto qua in caso, cioè tu stai qua. Calma, mettiti in piedi. Lo stai te? Sto qua. Tu perché? Ma è una fallita, ma non lo segui, non vai a far culo a te i video youtuber. Ma poi non sono nemmeno capace a giocare a Fortnite. Ma io non so neanche cos'è Fortnite un altro po'. Mannaggio, certo che l'età si fa su te, eh. Vabbè, ma c'è da fuori, c'è da mannare, sì o no? Ah, sì. Spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto. A Valerio per niente, ma chi se ne frega. A Sara manco. A me sì e a voi no. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti altri prank da fare. Valerio, che cosa hai da dire? Muori. Ok, la tua faccia parla da sola, quindi Valerio non ha Instagram. No, non ce l'hai. E non te lo metterò in descrizione, perché io ti sfrutto esclusivamente per fare Isir98, seguitemi su Instagram. Lo metterò al contrario, così nessuno capirà. 99 risi. Lo metterò tagliato. Ma io non ho fatto malissimo. Ma è possibile che sei alto 8 metri e piagni più di me? Che è successo? Aia, il braccio. Come il braccio? Ho sbattuto. Hai fatto il braccio e te stai contorte due. Vabbè, io lo lascio nel suo angolo triste. Io vi ricordo di lasciare like a questo video. Fatelo soprattutto perché Sara ve lo chiede. Mi raccomando, fatelo esclusivamente per lei. Vero Sara? Sara, di sì. Ok, niente, anche lei mi odia. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video inutile. Woo! Fine.